Grazie. Prego, rosso va bene o bianco? La saluto Tony. Grazie Paco. Giulio. Allora abbiamo Franco, uno dei presentatori e organizzatori dell'estate e della sagra. Allora ci vuoi spiegare cosa succede? Abbiamo fatto tutto questo perché sta per arrivare la troupe del TG3. Facciamo ovviamente un po' di promozione alla sagra, ma soprattutto al nostro paese. Perché lo vogliamo ricordare, abbiamo la fortuna di vivere in un lembo di territorio splendido. Cerchiamo sempre di rispettarlo. Qui alle spalle c'è una testimonianza di quello che sto dicendo. Paco, se vuoi ti dico un po' di cose. Sì, vai, vai. Allora, qui abbiamo praticamente il pesce azzurro. Qui viene fatta la frittura, buonissimo. Le cozze, ovviamente, pizzette d'alghe. Le pizzette d'alghe sono semplicissime. Farina, acqua, l'alga. Noi aggiungiamo sempre un po' di pepe per dare ancora di più il sapore. Questo invece è sempre per la frittura di paranza. Classica ormai frittura di paranza. Triglie, merluzzette, sogliolette. Poi passiamo ai primi. I primi sono particolari. Questo per esempio abbiamo cercato di fare un connubio tra mare e terra, quindi c'è il pesce spada e le melanzane. Questo invece è fatto con un prodotto tipico, cioè vale a dire le paparelle, le cicale di mare. Poi abbiamo le cozze e ovviamente tutto è insaporito con il pomodoro. Stessa cosa anche da quest'altra parte. Se vuoi andiamo avanti. Vai. Ancora con la frittura che già vi ho presentato. Poi c'è il vino, come tutti gli anni, tenuta Matilde Zasso, vino particolarmente famoso. Questa è la falanghina, cioè dei Campi Flegrei, il vino DOC dei Campi Flegrei, fatto tra l'altro con l'uva che porta lo stesso nome, il piede rosso, coda di volpe e lì indietro c'è l'aglianico. Poi passiamo alla frutta. Frutta ovviamente freschissima, di stagione, anguria, uva, le pesche buonissime. E poi c'è la classica lingua montese, anche questo un prodotto assolutamente locale. Va benissimo, vedete che è arrivata altra roba. Che cos'è? Questo è pesce fresco appena pescato. È alto, aiuto. Dammi una coppetta, la alziamo. Grazie Franco. Grazie a voi, ovviamente vi aspettiamo. 6, 7, 8 e 9. Abbiamo qui Lazzaro, che cos'è? Un bel piatto di... Questo sarà uno dei piatti per quanto riguarda l'evento della Sagra del Mare. Abbiamo le paparelle. Cicale del mare. Mi chiamiamo paparelle. Paparelle. E praticamente un buon pomodoro fresco, rigorosamente cannellino. Grazie. Vero piatto forte della sagra, le zeppolelle d'alghe. Le zeppolelle d'alghe fatte con farina, alghe, acqua, un pizzico di pepe e tanto amore. Sempre amore che fate le pizze. Specialmente quando mi scotto. Ah, quando ti scotto sempre con amore. Ogni bruciatura è un marchio d'amore. È un marchio d'amore. Tullio, una domanda. Dimmi. A te, a Franco, a Pietro. Sì. Ma come fate? La mattina alla sera, ieri sera fino alle 2. Non lo so, dopo c'è una base di ricovero, perché la notte si fanno le 2, 2 e mezza, la mattina io personalmente vado al lavoro alle 8, quindi però siamo ancora giovani e quindi non è vero Pietro? La resistenza ci garantisce di andare avanti ancora, non è vero? Ancora. Però bevete poco, se no stasera dormite. Poi c'è Cristina, che è presentatrice. C'è tutto fare del comitato di quest'estate. Di là c'è Monica, anche lei la presentatrice del comitato di quest'estate. Poi c'è Raffaella, che già abbiamo conosciuto prima. Raffaella, diciamo, ha una marea di fans che praticamente tutte le sere stanno dietro per cercare di conquistare il suo cuore, ma lei niente.
abbiamo con un bicchiere di mare, con un bicchiere di vino in mano, ovviamente la signorina Danila, che prima o poi si girerà verso di noi. Eccola lì. Alle spalle di Danila c'è il nostro Ciro Urbumaro, e poi c'è il direttore tecnico dei giochi di Vini d'Estate, nonché aiuto insostituibile per il comitato di Vini d'Estate. Infine qui ad impiattare. Sì, come sono queste? Sono buoni. Ma devo prendere anche. Sorridete! Siamo qui con Giulio Mattera e Paolo Smart e facciamo un brindisi particolare alla Sagra del Mare, alla tamburina.net e montanipace.com. Alla Sagra del Mare. Hai il vantaggio da quando fai a fuoco.